Franco, Franco, noi non vediamo. Sorpresa. Non ce lo dici? Beh, lo diciamo? Lo diciamo dopo, dai, fateci questa sorpresa. Beh, perché io credo che si capisca, il titolo del brano, ne sono quasi certo. Pensaci tu, Franco, noi ascoltiamo. Grazie Oscar Valdambrini. Torna con noi, grazie. Franco, grazie. Grazie Oscar Valdambrini. Grazie Massimo Morricone e Giuseppe Munari. E a Giuseppe Munari e Massimo Morricone. Straordinario. Mai fanno i Valentini. Beh sì, ormai avevi ragione tu. Non si sapeva. Non fatevi ammaliare troppo dalla musica di Franco Cerri e di Valdambrini, perché potreste dimenticare di giocare con noi. Invece fatevi ammaliare, ma ricordate anche il numero fortunato da acchiappare al volo quando apparirà di tanto in tanto sul vostro teleschermo. Numero fortunato di Franco Cerri da spedire su una cartolina postale a Tele Monte Carlo. Festa di compleanno, casella postale 12104. Nino e Paolo. Da Civi da Castellano. Ciao. Let's go. Questo è questo. Allora. Anna senza la mamma, go. I'm not much to look at, nothing to see. Just bet I'm bleeding, how lucky to be. I got a woman crazy for me. She's funny that way. I can't save a dollar, ain't worth a cent.
She doesn't bother, she leave in a tent. I got a woman crazy for me. She's behind me that way. Though she loves to work and slave for me every day, she'd be so much better off if I went away. But why should I leave her? What should I go? She'd be unhappy without me, I know. I've got a woman crazy for me. She's behind me that way. Go, man! Slave for me every day. She'd be so much better, oh, if I went away. But why should I leave her? What should I go? She'd be unhappy without me, I know. I got a woman crazy for me. She's funny that way. Sua nuovissima Fuji DL80, che è una macchina fotografica compatta, sono abbastanza negata, infatti ogni sera provo una grande soddisfazione quando riesco a infilare questo rullino. E adesso, per il compleanno di un grande del jazz, un altro grande protagonista della stessa musica, non poteva mancare, ed è Lelio Luttazzi. No. Con questo, questa sera proprio contesto la tua tesi. Non voglio parlare perché il jazz si suona e non si parla. Questa è una grande serata con dei grandi musicisti. Se devo dire franco chi è, io dico che è uno dei più grandi chitarristi d'Europa e quindi anche del mondo, perché a un certo livello, sai, i grandi sono quelli. E l'abbiamo già detto, quindi non voglio parlare. Però tu hai esagerato dicendo che sono un grande del jazz. Io non sono un grande del jazz, io sono uno che suonicchia, io confronto loro, sono un dilettante. Qui c'è Bruno Martino che è un grande cantante e grande pianista. Qui c'è Arigliano che ho inteso adesso. Arigliano è riuscito a intonare col solo contrabbasso un pezzo che ho fatto fatica a conoscere da fuori mentre stavo sentendo, e che lo conosco bene, ma l'ho capito dopo la tonalità, ho fatto fatica. Oscar Valdabrini è un altro genio della... Basta, detto questo, Lilian Terry è una cantante, eccola lì, è una cantante vera che canta veramente. Allora cosa faccio? Io vado a casa, no? Perché mi pagano. Volevo ricordare un grande episodio, un indimenticabile episodio che ci ha fratellati ancor più, se fosse stato possibile dire, molti anni fa con Franco, ma mi pare che la trasmissione si faccia troppo lunga e non voglio parlare. Cosa offro a suonare? Ho detto no, perché di fronte, ma non sapevo che veniva Bruno Martino. Bruno Martino. Cantare non sapevo. Allora, cosa faccio? I Surrender Dear, un pezzo del nostro, di uno dei più grandi autori che noi amiamo tanto, di Howie Carmichael, nel quale faccio un po' di tutto. Alla mia età faccio anche un po' ridere, dico la verità. Un po' mi pigliano per matto, ma non ho mai detto di essere normale. Tanti auguri, Franco. Grazie, Lelio. Grazie. Thank you.
pickup game. Stay away, but it costs more than I can pay. Without you, I can't make my way. I surrender the old. I may seem proud, I may have gained. It's just suppose I'm not the way. Cause deep down in my heart, I say, baby, I surrender the little mean things we were doing. Must have a part in the game, lending a space to the wooing. But I don't care who's to blame. Zabba 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 zabba. When stars appear and shadows fall, why then you'll hear my poor heart call. To you, my love, my life, my love, baby, I surrender. Zip, 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 to you, my old, I surrender. I surrender. Non puoi andare via, questa è una serata anche tua. Grazie, stupendo. Tu sei un grande jazzista. Meglio qui al mio posto. È il Barbetti, senza il Barbetti. Il Viola! Quello canta, vedi? Sì. Perché lui dice sempre che non sa cantare, che non sa suonare, che tutti sono più bravi di lui. Io invece vorrei dire una cosa, che in questo mestiere qui che facciamo noi, non serve tanto essere bravi, quanto avere personalità e classe. E tu ne hai, guarda, più di tutti. Va bene. Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose,
La neve coprirà tutte le cose. Forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate. Odio l'estate. Sono felice di averti qui vicino, non ci sono abituata, finalmente sono riuscita ad acchiapparti. Grazie, grazie, ma dopo aver fatto il pezzettino che cosa, dovrò andarmene prima della fine come sempre, perché tu sai che c'è un problema di autista che un giorno che spiegherò. Non doveva andare a Ceri. Però ci salutiamo adesso. Va bene. Io vorrei adesso sentire un parere, ci sono tanti esperti, non potremo parlare con tutti, ma un parere da esperti sul ruolo che Franco Ceri ha avuto nella... in questa musica, nel jazz, e comincerei da Giorgio Calabrese. Grazie, buonasera. Io potrei fare lo storico, perché conosco Franco Ceri da quando cantava Con la corda, e sono passati tanti anni, con Santa Margherita, Gordy 1947, Kramer, con Kramer, il quartetto Ceri. Che oltre a essere quel grande musicista che tutti sappiamo, era anche un uomo di spirito, perché ricordo quando Gordy Kramer diceva a Arigliano: Nicola, verso le mezzanotte, con 11 e mezza, vieni che andiamo a spaventare i bambini. Va bene, dicevo, per noi genovesi approdati a Milano negli anni 50, i punti di riferimento in materia di jazz, che era la nostra musica preferita, erano due, se tu permetti Franco. Certo. Il gruppo dei piemontesi, basso Valdabrino, piana, eccetera, e il gruppo dei milanesi, Franco Ceri, Enrico Intra, Giorgio Assolini, eccetera. A distanza di 35 anni mi sembra più che giusto che oggi, Musica Oggi, di cui Franco Ceri è il presidente, gestisca i civici corsi di jazz della città di Milano, di cui preside è Enrico Intra. Mi fa ridere dire preside Enrico Intra, ma ciao Enrico e grazie sempre. Che avrebbe dovuto essere stasera con noi, ma ha un po' di febbre, speriamo che guarisca. Ciao Enrico, guarisci. Ciao, e adesso sentiamo Italo Moretti. Se io posso dirti qualcosa sull'uomo Franco Ceri, non essendo un intenditore di jazz, ma solo un ascoltatore di jazz. Sì, ci fa molto piacere. Ho scritto nell'album di Tele Monte Carlo, dedicato agli ospiti, che non si sa se ammirare vuole più bene all'uomo o all'artista. Io ho conosciuto l'uomo 15-16 anni fa, durante una di quelle lunghissime non-stop elettorali che fanno i telegiornali, no? E qualcuno aveva avuto la felice, tra virgolette, idea di chiamare anche una formazione di jazz. Ha partecipato a una serie televisiva molti anni fa. Sono anch'io in piedi, se state in piedi voi, ecco. Che si chiamava Abito da Sera. Sì. E credo che qualcuno se lo ricorderà. Mio dove genito. Lui, fra l'altro, che ha l'aria così seria per Benino, Bonina, Bonina, era una peste. Sì. Era veramente una peste. Una peste adorabile. Ah, e c'era una canzone che avevamo fatto insieme lì che io gli dedico molto volentieri perché è esattamente quello che io provo per lui da 30 grazie, anni. Lilian. Grazie Lilian. When
bellissimo, grandi musicisti. Bruno Martino è stato un grande jazzista, perché ha fatto parte di quell'orchestra che nel mio dopoguerra, era la famosa orchestra 013 di Piero Piccioni, faceva del jazz sotto il naso dei tedeschi che stavano andando via. Ti ricordi, Bruno, no? A 013. Ma vinse anche un referendum, sì, come miglior pianista di jazz come italiano. Miglior pianista di jazz. L'ho detto prima. Bene. E di Franco cosa mi dici? Beh, Franco diceva prima Italo Moretti diceva che fra le virtù di Franco c'è la modestia. Sì, questo è verissimo. Forse con un pochino meno di modestia Franco Cerri oggi sarebbe nell'Olimpo internazionale dei grandi chitarristi di jazz. Ma forse l'è già andata bene così. No, Franco, sei bravissimo e tanti auguri. Ma c'è un'altra virtù che ha Franco, ed è la generosità. Perché normalmente nelle feste di compleanno dovremmo essere noi a fare un regalo al festeggiato. Invece stasera Franco Cerri ha fatto un regalo a me. Eccolo, lo ce l'ho qui. È un disco molto bello. Franco Cerri di Jazz in Jazz. Complimenti, bellissimo, perché ha tutte le incisioni, almeno non tutte, ma molte incisioni che Franco ha fatto dal 58 ad oggi, con i grandi musicisti, con Lee Konitz e tanti altri. Ed è veramente una specie di opera omnia, non solo di Franco Cerri, ma anche del jazz italiano. Mancano un po' le incisioni, quelle iniziali, quelle con Gian Piero Boneschi, un tracking bellissimo. Sarebbe stato molto difficile reperire tutto questo. Potevi chiedere a me, ce l'ho. Ma io ho trovato che... Già, potevo chiedere a te, vero? Questo è stato un grande regalo. Bene, ti ringrazio perché un regalo... Si sono tutti dedicati alla realizzazione di questo disco, che ha curato la grazia. Ma erano francesi e... Nel 38 lo vinsero loro. Era lui con tre dita, suonava con tre dita. Esattamente. Con la dita. Ed era molto difficile vincere non essendo americano. Certo. Questo anche era... Volevo raccontare il nostro episodio, ma non c'è tempo, che peccato. Perché noi siamo arrivati vicino alla morte, pazienza, un'altra volta. Insieme, eh? Insieme. Vabbè.
dedica. A presto. Adesso vado, perché devo prendere la cosa. Ciao. Grazie per la dedica.